Buonasera, buonasera a tutti, bentornati con A Tutto Bogo, 36esima puntata. Oggi preparatevi, maschietti, femminucce, perché stasera parleremo di sexy horror, pensate, film sexy o comunque che hanno a che fare in qualche modo con la sensualità, quindi preparatevi perché ci divertiremo tanto. Facciamo entrare Alberto. Buonasera Alberto. Ciao, buonasera, scusate la sensualità. E abbiamo anche lo stupratore Rising Terror. Adesso è uno stupratore elegante, diciamolo. Sì, esatto, dai, all'inizio serata sono... Se bondage? Lo basico. Ah, okay. Io lo chiamerei che elegante, è un po' James Bondage, diciamo. Eh? Ah, sì, è prima serata, non James volevo Bond scandalizzare Bondage nessuno, ancora. Sì, però ricordate Rising Terror, che oggi non parleremo di 50 sfumatori di rosso, ma parleremo di altro. Sì, vabbè, no. Di rosso, profondo rosso. Profondo rosso. Allora, ecco, è arrivato anche Pietro, facciamo entrare Pietro. Pietro! Chi è in linea, chiaramente, ci dica come sentite le nostre voci. Una presenza! Dici come sentite le nostre voci, se sentite rimbombi, suoni particolari, mi dicendo. Eccolo! Ciao Pietro! Elegantissimo! 50 sfumature di Bogo, come dicevo. Allora, ragazzi, oggi abbiamo tantissimi film di cui parlare. Sì, benissimo. Quindi, dobbiamo, quanti sono in tutto? Non mi conto, 3, 4, 5, 6... 36. 36. Dovrebbe essere 36 è un attimo, 11 film, più quello che oggi ha detto in extremis. Alex, 12 film. Qui abbiamo pensato 3 minuti a film. Via, allora partiamo subito da Rising. No, Rising, non la fai fare la premessa, però fammi fare la premessina. Partiamo da Rising. Ora adesso farei ma che bella maglietta, Fight Club. Sì, anda. Allora, Alberto, noi ti vogliamo nudo, che stai a fare così vestito? Lo so, ma c'ho freddo, già così ho freddo, figurati. Vabbè, dai, premessina e poi partiamo. Premessina. Il sexy horror, diciamo che non è un genere vero e proprio. Abbiamo voluto fare una sorta di monografia raccogliendo un po'... cioè, era difficile condensare tutto in soli 12 titoli. Quindi la nostra scelta è stata di quei titoli condivisi che hanno degli elementi sessuali molto spiccati, quindi che lo usano come forma, come contenuto, e sono che alternando sia film piuttosto famosi che altre chicche abbastanza invece più passate così inosservate, e soprattutto cercando di essere abbastanza eterogenei, visto che insomma ogni film ha la sua perversione, e quindi abbiamo cercato di usare un range abbastanza ampio. Ecco qua. Chiusa la premessa. Perfetto. Allora, chi ha visto Rising innanzitutto di voi? No. Nessuno. Allora, è un film però con un regista importante, perché è William Friedkin. Assolutamente. Ah no, aspetta, no, io l'ho visto, e ho anche il DVD. Cruising, sì che l'hai visto. Cruising. L'ho visto. Mamma ragazzi, se non me lo fate lo spelling, è certo, c'è pure lo spoiler sotto. Pensavo che lo portavate alla fine. Eccolo qua. No, se non vado a cercarlo sono perdo mezz'ora, però ce l'ho, ho il DVD. Eccolo qua. Allora, facciamo iniziare le... Pietro, partirei proprio da Pietro. No, ma io... Pietro. Rising, che non so. Cruising. Rising. No, guarda, mi sono ricordato che ce l'avevo. Rise. Poi ho detto questo come ricordo. Mi ricordo che ce l'ho. Se devo dire qualcosa nello specifico del titolo, non lo so. William Friedkin fa sempre titoli epocali, sono sempre pietre miliari. Anche quello mi piacque, ma lo vidi almeno 20 anni fa. Alex, tu l'hai visto il film? Tanti anni fa, mi ricordo che ha delle atmosfere molto cupe, con un Al Pacino che appunto entra in questo
ambiente gay, però abbastanza estremo appunto dell'epoca, che poi ha formato moda durante gli anni, che sarebbe appunto il mondo dell'Eder. E appunto per investigare un assassinato, un assassinio, e appunto lui si integra in questo in questo locale dove non diciamo nient'altro. Tra comunque un gran bel film da rivedere. La regia, che la sceneggiatura con Al Pacino, Paul Sorvino, Karen Allen, Richard Cox. Alberto, beh, allora questo intanto è veramente un film importantissimo, con gli anni è diventato un vero e proprio cult. Ai tempi non venne capito completamente, era un film altamente provocatorio, perché comunque insomma è un film che non ti aspettavi dal regista dell'Esorcista. È un thrilling vero e proprio, un mix fra film thrilling, con scene anche abbastanza cruente. Un po' drama, un po' poliziesco, thriller giallo, dice qui. Cioè, esatto, e aggiungo anche un po' il discorso del serial killer, perché di fatto ruota attorno anche a quello. Quindi anche un serial killer movie, se vogliamo. Detto questo, a Friedkin secondo me riesce benissimo la ricostruzione veramente cupa di questo universo sadomaso, proprio grazie a un Al Pacino che è veramente eccezionale, e ai tempi Al Pacino era famoso ma non così come l'adesso, quindi è veramente bravo a essere un po' un poliziotto qualunque, che si trova a vivere, a conoscere un mondo che è soprattutto un mondo che è dentro se stesso. Quindi è un gioco psicologico sul contagio del male, diciamo, no? Che è un po' la sua diciamo filosofia che porta avanti in ogni film, no? E è un film, devo dire, con un'atmosfera notturna riuscitissima, e è veramente intriso di una sessualità frenata. Quindi ecco, sicuramente un film molto molto coraggioso e da vedere e rivedere, tant'è che credo che James Franco avesse fatto qualche anno fa il remake o un film sulla storia di Crichton, quindi è veramente un oggetto di culto di molti fan, compresi attori molto famosi. Io c'ho pure le action figure. Dai, ma pazzesco, non sapevo che esistessero io. non mi ricordo una cosa, Alberto, tu hai più memoria di me. Friedkin è lo stesso anche del braccio violento della legge, esattamente, sì, quindi un premio Oscar. Uno che ha fatto L'Esorcista, ha fatto Il viaggio violento della legge, poi fa questo, erano solo titoli calci, ha fatto due decenni, sì, ma dedicheremo una serata a Friedkin, direi, Pietro, esatto. Perché so. Esatto. E io faccio già lo spoiler, aspettavo che presentasse che il presidente della Roma. Pensavo che presentasse sì, prima non è fine quello. Serata. Ma non è lui. E allora mi non ero già preparato io con... da Roma. Ti è beccate questa, Alberto. Oh, bravo Ale. Mi avete rovinato lo striptease. Allora. Che figa. Dice un film particolare, wow. Non per tutti, concordate? Sì. Beh, è un film che riesce ancora a disturbare, quindi per me è un grande complimento, insomma, dopo 40 anni. Allora, dalla scelta in più, diciamo, tra virgolette, di Alberto, alla scelta in più di Alex. Okay. A Serbian Film, allora, io devo subito premettere che questo film è uno Partiamo dei due o tre film che ogni volta che qualcuno posta sì. Sul gruppo Facebook di Ora d'Orrore, io devo chiudere i commenti. C'è un'indignazione generale tra Cannibal Holocaust e Videodark. Ciao Andre. Non so chi dovrei fare un sondaggio su chi, sul film più scabroso per, diciamo, per gli utenti. Questo... E se la battono Cannibal Holocaust e Serbian Film. Assolutamente. Per me vince Salò di Pasolini, però beh, sono punti di vista. Esattamente. Concordo. Hai detto mica. Ma su quello non fanno casino. Ma se devi scegliere quello più scabroso di tutti, quello secondo me è davvero oltre. Eppure su quello pensa Pietro, non fanno casino, perché è stato pubblicato anche quello di Pasolini, per quello è arte. Vabbè. Alex. Beh, che dire, allora, già che siamo in diretta, non ripeto le cose che ho detto a Pietro e Alberto nella chat privata, perché meglio di no, perché sennò vengono a prendermi. È un film sì scabroso, in quanto viene toccata la parte del sesso estremo, un ex pornostar viene richiamato per fare un film, appunto pornografico, ignaro però che sia un film snuff, dove lui
farà di tutto di più, pieno di droghe, pieno di Viagra, e sì, è molto lascivo come film, anche se a me non è che ha suggestionato più di tanto, lo reputo molto più, più perverso Salò o Martyrs come film, perché magari in questo vedo dei lati comici che magari non tutti possono pensare, però, però è consigliato, insomma, come estremo, il film estremo e che parla appunto la tematica del sesso è... Ma Alex, che cosa ti ha colpito di questo film? Se ti dico, cioè se ti chiedo qual è la cosa che ti ha colpito di questo film rispetto a tanti altri che hai visti, anche estremi, intendo. Beh, diciamo, loro cercano di prendere un po' tutte le sfaccettature dell'horror estremo sessuale, dalla nascita alla morte. Dunque ci sono anche delle scene con neonati, non si vedono, però il titolone è nata una stella porno. Lì vanno giù pesante, diciamo, una persona che ha qualche tipo di pregiudizio, tipo di preconcetto, ci può rimanere veramente male. Io ormai, per fortuna, su queste cose sono anche abbastanza vaccinato, dunque è proprio l'unione... Devi stare attento! No, vabbè, allora lo dico, io in un paio di scene mi sono pure eccitato in questo film, ma perché l'ho visto con leggerezza, nel senso non l'ho visto, certo. Oddio, che cosa traumatica. E comunque è un, appunto, vabbè, il dinam... pure davanti a barattola di yogurt, però non è quello, insomma. Il matrimonio, morte e sesso comunque è una cosa che sempre ha attirato il cinema, dunque se non è morte il sesso, entrambi è, guarda, è una vero, comunione è vero, fantastica. Guarda, te lo confermo io che sono una necrofila nata. Addirittura. Dobbiamo fare un cortometraggio, Alberto. Io, Tania. Cosa vuol dire su A Serbian Film? No, io non l'ho visto, ho preso appunti sul fatto che a te piaccia, sei una necrofila, perché è meglio non dimenticarlo. E poi e poi non l'ho mai visto, ma ho sempre sperato di vederlo. E infatti ti chiedevo, Alex, che edizione hai? Dove l'hai trovato? Ho visto che avevi il DVD. Sì, bravo Pietro che ci consigliamo il titolo, perché a volte non si trovano i titoli, quindi diamo io, esatto, stesso. Pietro non lo vedo uno che si scandalizza per questi film molto estremi, no? Pietro, mi scandalizzo quando guardo il telegiornale. Però è quello lì. Bravo. Concordo. Concordo. Ci vuole proprio l'applausone. Alberto, su questo film. Allora, io ho questo... Ma intanto, secondo me, Alex ha detto una gran bella cosa e io lo ringrazio, perché è riuscito a parlare proprio dell'approccio che uno dovrebbe avere, no? Rispetto a un film. Quindi ha fatto bene a spiegare un po' il film, perché qualcuno potrebbe anche... insomma, star male vedendo il film, però Alex ha anche fatto vedere che uno può vedere il film con occhi diversi, quindi è vero quello che dice lui, c'è uno humor un po' grottesco in questo film che, diciamo, smussa un po' gli spigoli. Io, se ben ricordo, io l'ho trovato un film che tutto sommato funziona, però lo trovo tanto provocatorio quanto paraculo, nel senso che a me la sensazione di film fatto a tavolino non riesce proprio a levarmela. E quindi in tutto questo, rispetto a film, come si diceva, Salò, o cosa dicevamo prima... Martyrs, tutti i film provocatori. Ecco, lo sento meno vero. E quindi questo fatto non me lo rende così estremo. Detto questo, contiene sequenze davvero molto estreme, secondo me che hanno a che fare sì con il sesso, ma anche con la violenza, quindi però ecco, io non mi sento né di gridare al capolavoro né di dire che è un brutto film, è un film interessante. Concordo con te, Alberto. Io dico che l'ironia è un modo che riesce a alleggerire la violenza. A volte riesce a vedere dei film violenti con scene estreme, se venissero descritti in altro modo. La differenza è questa: Salò non ti concede mai una tregua. Esattamente. Non fai mai non c'è un momento di leggerezza. Stai male, ti porta a stare male. Questo magari è più leggero. Quindi. Sì, sì, sicuramente. Allora, ragazzi, Bad Biology. Amo! Bad Biology. Mm. Un film amo. Del 2008, aspetta che lo xo, diretto da Frank Onrotter e prodotto dal rapper come si chiama? The Rugged Man. Vi dico in breve la trama. Buzz possiede un pene insaziabile.
Wow. Dotato di una propria personalità. Jennifer possiede 7 clitoridi. Ha iniziato ad avere il ciclo mestruale a 5 anni e 2 ore dopo ogni rapporto sessuale partorisce un neonato mutante. Entrambi sono divorati da una sete di sesso inestinguibile e sono ignari dell'esistenza l'uno dell'altra. Ma ancora per poco. Alex, ripartiamo da te. Sì, Alberto. Beh, io quando ho finito di vedere questo film ho esaltato. È proprio, è stato il, lo metto nella mia top 10 dei film trashosi di tutta la vita, nel senso che è proprio un trash. Quando il pene del suddetto individuo si stacca e va a stuprare tutte le ragazze del quartiere, è una cosa meravigliosa. Dico anche che il regista è lo stesso regista che ha fatto Basket Case, dunque con questo già potete immaginare un po' il limite che può arrivare questo film. È divertentissimo, non lo vedo, è horror, ok, però è un film che, visto con la chiave giusta, è proprio divertente. Pietro, ma quel poco che ho visto di questo film, sono assolutamente d'accordo con quello che dice Alex, è molto estremo, però ho visto altri film di Ann Lotter, sono sempre tutti estremi, ma non ti danno mai angoscia, sono veramente estremi, non ti senti immedesimato in una parte, lo guardi, ma non ne fai parte, almeno per me. Tra l'altro, Pietro, proprio sul regista, Alberto, Alex, lo sapevate che gli fu diagnosticato un cancro un mese prima proprio dell'inizio delle riprese di questo film? E ogni giorno doveva sottoporsi a una radioterapia prima di presentarsi sul set. Quindi è stato anche molto impegnativo per lui fare questo film. Mentre l'attore protagonista Anthony Sned è stato scoperto su MySpace per interpretare la parte. Prima che MySpace morisse, poi è sparito MySpace. Quindi... È sparito Peccato. MySpace. Allora, Alberto, a te. Allora, io questo film non l'ho ancora visto, perché non ho ancora trovato un'edizione italiana. Io di te, i peni che si staccano in sopra, tu non hai visto un film. No, però conosco Ann Lotter, non quanto lo conosce Alex, perché Alex l'ha detto un film lotteriano, da come ho capito. E comunque, secondo me, è un grande regista lui. Cioè, è uno che ha uno stile di vivo che porta avanti nei tempi di Basket Case, ma poi, quello che posso dire, io non ho visto questo film, ma se è come gli altri, c'è anche un elemento molto giocoso del sesso, nel senso che è estremo, ma comunque diciamo che è talmente tutto sopra le righe che poi risulta tutto piuttosto divertente. Quindi, ecco, io non ho visto in particolare il film, ma mi sento di parlare molto bene di questo regista, che è un regista veramente che è un autore, perché ha uno stile suo, ha un'idea di cinema che porta avanti da tanti anni. Alberto, giustamente, allora rispondiamo subito alla domanda di Bagelov: il demone sotto la pelle sarà nel gruppo di film trattati? No, perché, Alberto? Allora, bravo Bagelov, bravo Andre. No, in realtà non è che non l'abbiamo preso in considerazione, ma è un film che può entrare anche in altre categorie. Per questa sera non l'abbiamo messo, però poteva starci tranquillamente, ecco. Poi aveva già fatto la monografia di Cronenberg, quindi. Allora, ringraziamo Elis 9011 che ci ha dato un bait. Grazie mille. È sempre bellissimo da parte vostra. Guarda, mi esplodono delle tette dalla felicità. Beh, visto Pietro. Il collirio, la varichina. Di sexy horror. È vero. Insomma, direi che dopo la necrofilia, il fatto che ti stanno esplodendo, sei sul pezzo stasera. Bravo, Pietro, sì. Capisce, sul pezzo, Pietro. L'importante è che non facciano come quelli di Mazinga Z che partono, ti ricordi? Ti staccano e partono. Anche perché no. Terror 2. Altrimenti, voglio dire, pensa un po' che faccia anche fare che farà il chirurgo estetico. Quindi... esatto. Allora, Beghilo, lo abbiamo visto insieme a casa tua. Ah, ma siete amici proprio. Sì. Ah. Ci conosciamo dal lontano 1993. Ah, sei compra aiutenti, hai visto come sei compra aiutenti? Ho capito. Queste domande. Quindi su questo film, altro da dire, qualche altra piccola particolarità su questo film che a leggere la trama è anche molto comico, tra l'altro. Cioè, sì. sembra veramente molto comico. Ciao Alex, che è un enelotteriano.
Beh, quando vedi un pene che inizia a rompere soffitti e pavimenti per stuprare, penso che la cosa sia abbastanza divertente. Meraviglioso, meraviglioso. Anche sì. Allora, The Dead Girl. The Dead Girl. Allora, Alberto, partiamo da te. Allora, questo film è del 2008. È proprio Dead Girl, perché c'è un altro film che è con l'articolo. Noi parliamo di Dead Girl, girato da Marcel Sarmiento, ok? Quindi del 2008. A questo è un film, siamo più sul versante necro, tant'è che è un film di zombie, di fatto, uno zombie movie, però lo zombie è la vittima. Trama molto semplice. Dei ragazzi, degli adolescenti, un po' così, insomma, come tanti adolescenti che cazzeggiano, vanno in giro a spaccare le cose, trovano in un sotterraneo una ragazza zombie, di fatto, anche se nessuno la chiama proprio zombie, ma è una morta viva, e subito, in quel momento, poi si rendono conto che questo zombie è un discreto pezzo di pizza, e quindi dicono, beh, ma potremmo fare di pizza, ho usato. Pizza? Un pezzo di pizza, vuol dire. Sì, ho fatto Terror Takeaway, quindi deformazione professionale. E quindi uno non vuole assolutamente, l'altro invece è proprio ossessionato da questa ragazza che rimane legata, e quindi cosa succede? La cosa degenera parecchio, tant'è che poi quello là, oltre a farsela, decide di avviare proprio un giro di prostituzione sfruttando questa zombie. Non vi dico altro, vi posso dire che è un film davvero molto molto morboso, non tanto per quello che si vede, che comunque è esplicito, però il clima è proprio plumbeo, cioè è uno di quei film, come diceva prima Pietro, nel caso di Salò, che per tutto il tempo mantiene un clima estremamente tetro. Devo dire che è un film, secondo me, passato erroneamente sotto, cioè in sordina, perché è veramente un bel film. Soprattutto le dinamiche degli adolescenti sono molto verosimili, e c'è un attore che io in questo momento glielo sto chiedendo se lui vuole. Noah Segan, io lo adoro, vorrei tantissimo che lavorasse con me, quindi Noah si chiama Noah Segan, scritto Segan. Senti, ti giuro, sì, il cognome a te, giuro, avevo capito Noah Segan. No. Ognuno pensa a quello che vuole qui. Comunque, no. Comunque, no. Pietro, oggi stiamo uscendo fuori, eh? Oggi stiamo uscendo fuori. Ma ci saranno altri titoli in cui dire. Se non parlo più. Scusa, Alberto, poi torniamo subito al film. Marco Skyclad vuole sapere, ovviamente, il film. No. Ecco, fallo vedere. Marco, parlavamo di Bad Biology. Un pene che sfonda soffitti. Scusate, ma esatto. Per rifare la del suo, no. No. Questa è la prima parte, ricorda il titolo? Bad Biology. Bad Biology. Sì. Che io dico Marco, Bad Biology, quando ci vediamo, no, magari il prossimo fine settimana ce lo guardiamo assieme. Cosa pensi, Alberto? Che sei l'unico che si compra il phone? No, scherzo. Devo spendere di più. È un mio amico dalle scuole medie, dunque vedete voi. Qui abbiamo Pietro, ancora tappati le orecchie, che anche se tu sei ancora bambino per me. Tappati le orecchie, non sentire queste, cose, non sentire queste cose di questo. Ma è bello che qualcuno pensi che siano tipo innocente in qualche modo, bello. Beh, giustamente. thanks, ringrazio. Vai, grande film, Alberto. No, vabbè, io questo film, ripeto il titolo, abbiamo perso Dead Girl, è un... diciamo, sul versante necrofilia, lo possiamo dire, non è una parolaccia, è un must, nel senso che è un film disturbante, ma, ripeto, con una sceneggiatura davvero ben scritta. Qui non siamo assolutamente sul versante trash, è anzi quasi un film autorale, diciamo. Non è un film... usa il genere per dire qualcosa sul mondo dell'adolescenza, sulla crescita, quindi è anche un film, non dico impegnato, ma insomma, quasi. E Pietro, Alex, volete dire qualcosa sul film? Se l'avete visto? Sentendo la trama, potrebbe essere che l'abbia visto. Lo associo un po' qua. Oh no, è partito Pietro. Pietro? Vabbè,
Lo facciamo rientrare, dimmi, torna indietro. Sentendo la trama ricorda vagamente, però non è un film autoriale, è stripper, zombie stripper, che anche lì, diciamo, sì. Però non l'ho visto, non mi sembra di averlo visto, però sentendo adesso la trama potrebbe essere, devo rivedere. Tu Pietro anche non l'hai visto questo film, giusto? Questo non l'ho visto, assolutamente. Non lo conoscevo nemmeno questo, sono sincero. Allora, The Love Witch, film del 2016, scritto e diretto da Anna Biller, una donna, attenzione. È un film un po' comedy, una comedy horror sentimentale, diciamo. Chi l'ha scelta questo film? Sempre tu, Alberto? Io. Vai. Allora, The Love Witch vado un po' più veloce perché ne avevamo già parlato nella puntata sulle registe donne. Ripeto volentieri, riparlo volentieri di un film girato da una donna. Sono talmente rari. Questo film, poi non so se hai qualche aneddoto, ma comunque è stato apprezzatissimo. Non ci sono aneddoti. Non ci sono aneddoti. Non da aneddoti. Oh, non da aneddoti. Poi farò un po' fantozzi. È un po' che lo faccio. Oh, non da aneddoti. Poi è genovese. So. Comunque, visto non ci sono aneddoti, io posso dirti che è un witch movie, ciao, un film sulle streghe. Ancora. Sulle streghe moderno, anche se molto vintage, perché è ambientato diciamo late 60s, no? Fine anni 60, quindi con l'atmosfera diciamo hippie da San Francisco, molto molto bella a livello fotografico e di scenografia, un film veramente impeccabile dal punto di vista visivo. E poi c'è proprio un bel discorso su l'amore uomo-donna, visto come lotta tra le parti, cioè, e quindi è un bel taglio autorale, perché c'è la strega, che è una strega, insomma, cattiva, che fa le classiche cose da strega, molto molto sexy, molto, anche delle scene molto erotiche, ecco qui. Si vede che è girata da una donna, perché hanno molto gusto le scene, sono esplicite ma raffinate. E e poi c'è proprio l'amore, e quindi c'è un bel braccio di ferro, strega e innamorato, e quindi è un film che sotto questo aspetto riesce anche a creare una certa empatia. Quindi apprezzo il fatto che non è solo stile, nonostante lo stile sia fortissimo, c'è anche un bel tema che va oltre il sesso, coinvolge anche l'amore. Quindi davvero una piccola perla questo. Non ci sono curiosità, però possiamo dire qualcosa sull'accoglienza. Il film è stato acclamato dalla critica per il suo giocoso tributo ai film horror e in Technicolor degli anni 60. Quindi se vi piacciono questi film in Technicolor, io per esempio li amo molto, combinato con la sua serie indagini sui ruoli di genere contemporanei. The Love Witch offre un avvincente omaggio visivo a un'era passata, organizzata in modo sottile al servizio di una meditazione stimolante sulla battaglia dei sessi. Questo dice la Rotten. Metacritic dice il film ha una valutazione media ponderata di 82 su 100, quindi molto alta, e indica acclamazioni unanime addirittura in una recensione per il New York Times, quindi insomma New York Times sono abbastanza, hanno scritto: il film della signora Biller, come la sua eroina, presenta una superficie affascinante, perfettamente composta e dai colori vivaci, quello che c'è sotto è meravigliosamente scuro come l'amore stesso. The Love Witch è al numero 41, pensate, della lista dei 100 migliori film horror della Rotten. Ha anche fatto parte della lista di Rolling Stone dei 10 migliori film horror del 2016, di quella dei migliori film del 2016 del New Yorker e di quella dei migliori film del 2016 di IndieWire. Insomma, tutti i nomi importanti che hanno messo tra i primi, insomma, 100 questo film. Devo andarlo a recuperare. Mi ha fatto venire un po' di curiosità su questo film. Sì, penso che ti piacerà. Penso proprio che ti piacerà. Poi quando si parla di Technicolor io amo queste cose qua. Allora, specie mortale. Ma no, ma fammi dire qualcosa sul film, scusa. Ma mi ha detto di no, che l'hai visto. Sì, che l'ho visto. Ah, l'hai visto. Sì, che l'ho visto. Quello di prima non l'avevo visto. Allora, ti faccio recuperare, hai 50 minuti a disposizione, Alex. No, 30 secondi proprio. Concordo appieno sul film e tutta immagine, un tuffo appunto nel passato. A me lei ricorda moltissimo, adesso il nome non me lo ricordo, però tutti i colori del buio, come si chiama lei? Edwidge Fennec. Sì. Sì, hai ragione. Sì, ha qualcosa. Un'aria così. E comunque sì, anche io lo consiglio, è un gran film. Sì. Alex, che cosa sono le cose che ti hanno colpito di questo film, però?
Beh, l'estetica indubbiamente, perché l'immagine è una cosa che ti colpisce proprio dall'inizio e soprattutto la prima mezz'ora ti coccola proprio all'interno di questi riti e della passione che ha questa donna. Dunque, principalmente questo, sì. Pietro, tu non l'hai visto questo film, vero? No. A te piace il film in Technicolor? Sì, assolutamente. Anche a me, quindi recupereremo io e Pietro, recupereremo... Dove si può trovare? Forse nelle piattaforme, in Amazon forse potrebbe esserci. Nelle piattaforme in mezzo al mare. Pietro controlla se ha la verità, perché non possiamo dare ai nostri utenti notizie fasulle da parte di Rising Terror. Quindi... La bara volante. Ma che succede? La bara volante? Allunga mani, torse in alto. Mi ripeti il titolo? The Love Witch. La bara volante, grande titolo, ciao. Ciao bara volante. Seguiamo anche ai nostri utenti, se vi piacciono i film interessanti, Technicolor, sì. Molto particolari. Sì. Filmone. Sì, bel film. Intanto, mentre c'è Pietro? Amazon. Amazon Prime, grazie. Quindi 10 lode a Rising Terror e 20 lode a Pietro, perché mi fido solo di Pietro. Gocciolina. Io mi fido di Pietro. Io l'ho rubato. Non so, chiedo a Google e lui mi dà risposte. Sempre tutto. Non lo so perché l'ho rubato, c'era una macchina, ce l'aveva lì l'Oper. Cioè, diamo questi messaggi in diretta, di rubare. Allora, specie mortale, Alex. Beh, questo lo vidi al cinema quando ero negli Stati Uniti, dunque dovrebbe essere attorno del 95. Eri molto più vecchio, dillo, perché ringiovanisce, quindi eri vecchissimo ai tempi. E non so, bello, senti, ti spacco gli occhiali, dopo di questo. No. Dunque, quella volta che lo vidi è proprio a quell'epoca lì, dopo non l'ho più rivisto, però ho un ricordo molto vivo in quanto ci sono queste scene viscerali, dunque sto parlando di un me di 20 anni fa che vedeva una cosa del genere e ne rimaneva abbastanza colpito, tanto che mi è rimasto impresso nella mente. Anche le mutazioni, non mi sembra che ci siano CGI in questo film, si usava ancora la tecnica... old school, quella che piace a me, dunque è un film che mi è rimasto in testa soprattutto per la trasformazione di lei e poi la tematica sesso, lei che cerca questi uomini per riprodursi è abbastanza, all'epoca diciamo era abbastanza sconcertante. Beh, se non c'è tanto CGI meglio, perché nel 95 sarebbe stato un disastro. No, sì. Ne hanno abusato robe spettose che si muovono. Allora, guardate, la trama che prevede la costruzione in laboratorio di un aliena con dati provenienti dallo spazio si ispira a quella della miniserie televisiva britannica F4 Andromeda del 1961, di questo prodotto il remake italiano A come Andromeda nel 72. La sceneggiatura originale prevedeva che Seal uccidesse un autista di taxi senza una forte motivazione, ma per mantenere un certo grado di simpatia tra la ragazza e il pubblico venne cambiata la scena e l'omicidio fu portato a termine per autodifesa. La MGM, per mantenere bassi costi, decise di non girare la scena in treno, ma Giger, autore dei concept della creatura, come per Alien. La riteneva una scena particolarmente importante e decise di pagare le spese relative a questa ripresa, addirittura di tasca propria. Ah, però. Sono stati fatti ovviamente 3 sequel, comunque Species 2, 3, 4 e Risveglio. Alberto. Ah pure, 4? No, stavo vedendo per il commento di Baggy Love. Specie mortale l'esasperazione becera del rapporto uomo-donna appena lei concepisce diventa un mostro mutante. Scusate, mi ha fatto ridere. Ha detto una cosa che credo pensino diverse persone. Ok, smetto di ridere. Species, è da segnalare che questo film sono di fare ben 3 sequel. E io guardavo oggi gli incassi, cioè questo comunque era un film mainstream, no? Perché poi sembrava un po' un film, un B-movie, in realtà, insomma, è un film fatto con un cast pazzesco. E ha incassato, credo, più di 100 milioni di dollari ai tempi, quindi più di 3 volte il budget, e questo giustifica il fatto che siano stati fatti ben 3 sequel. Per me
Io no, anche io come Alex ho visto però in videocassetta ai tempi. Per me rimane un bel film, dovrei rivederlo, però comunque è un film che ti dà quello che ti deve dare. La Estridge, insomma, fotomodella ai tempi era adatta per la parte, funzionava, era anche un po' misteriosa, no? Con questi lineamenti un po' taglienti, un po'... Poi... un po' la Chiovo, diciamo, non un po' anche con quell'aspetto freddo. Pietro, no, dico, lei era credibile tanto che la scelse anche John Carpenter, cioè in Fantasma. Ah, è vero, sì. Quindi, insomma, e poi ha avuto il suo momento. In questo film sono importanti Ben Kingsley e Michael Madsen, che a me piace tantissimo, sono sempre credibili in parte. No, quindi, secondo me è un film mainstream anni 90, dove tra l'altro in quegli anni non è che uscissero tanti film del genere, e quindi se me è piacevole recuperarlo. Vorrei vedere gli altri tre, sinceramente non l'ho mai visti, tre sequel. Il 2, il 3, il 4. Pietro, è più bella la trama di questo film o sono più bravi gli attori? O è più figa Lestrange? Belle domande, non lo so, rimarremo nel dubbio. Io te le faccio a te, perché sei l'unica intelligente della diretta, sinceramente. No. Allora, la trama non è un colpo tu di inclusa. Non è un colpo di genio, ma è portata la svolta con grandi mestiere, sia nella produzione che negli attori, in tutto. Il regista, se non sbaglio, mi proprio Roger Donaldson, sì, è uno che fa i film action, ho tanti action di questo regista, quindi un gran mestierante, sa muovere la macchina da presa, e gli attori sono tutti gente che ha una carriera di decenni, tranne lei che è giovane, ma deve fare soltanto di fatto la figura. È credibile, è un buon film, la sufficienza la prende. La tana del serpente bianco. Questo è porno. Ah, questo, la tana del serpente bianco. Allora, questo, vabbè, intanto io sono un grande fan di Ken Russell, quello che ho visto di suo a me è sempre piaciuto tanto. Parliamo di un regista inglese che ha sempre fatto una carriera veramente costruita sulla provocazione, ecco. E questo è uno dei suoi film, quindi fino agli 80, con un giovanissimo Hugh Grant, che da come ho capito Alex odia profondamente, lo prenderebbe non lo sopporto. e lo trovo anche molto sexy, secondo me l'ha scelto anche un po' per quello. E, comunque era uno dei primi film che faceva. E questo La Tana del Serpente Bianco è un film che ha delle suggestioni sexy. Io l'altra sera a Horror Sound ho mostrato una sequenza onirica dove c'era appunto una serie di elementi più o meno fallici, abbastanza espliciti, e è un film che vive di questi lampi. La trama io faccio veramente fatica a raccontarvela, è uno di quei film che c'è questo mistero di questo serpente, non si capisce. È una roba che io ho raccontato la trama, non me la sento. Guardatevelo, non è un film per tutti, però è un film dove si crea in 3-4 situazioni, c'è veramente dell'erotismo. Cioè, l'erotismo inteso veramente. Ma che cos'è il serpente del titolo, Alberto? È un serpente proprio. È proprio un serpente bianco. È la metafora di se stesso, praticamente. La spada nella roccia, dai. Ovviamente. Alex, sul film? No, non l'ho visto. Posso dire solamente una piccola parentesi su Hugh Grant, che secondo me il ruolo migliore che ha fatto è su Luna di Fiele, perché fa perfettamente la parte che gli si addice come personaggio. Però è vero, un grande ruolo. Dai, allora dopo Ken Russell è un regista che mi piace abbastanza, e uno dei miei film preferiti è Salomè, L'ultimo ballo di Salomè. Dove? Sì, devo recuperarlo. Intanto Daria, Space Vampires dell'85 è il mio più amato. Ah, c'è, grazie Daria, questo avevamo pensato a inserirlo. Esatto, perché qualche scena, qualcosa potevo anche metterlo in questa serata volendo. Ve lo leggo adesso, ma perché lo vedo ci penso. Però posso dire una cosa su Space Vampires, Matilde, è un film antierotico in realtà, perché vedere una nuda tutto il tempo a me non crea quell'effetto lì. Cioè, ma ci sono anche gli uomini, eh? Non me lo ricordo, a me è rimasto impressione. Però io so che dopo che l'hai visto una volta, la vampira con le tette di fuori tutto il tempo, insomma,
scoprile un po', ecco, non è che non voglio fare il talebano. Io ci siamo, Pietro, consiglia, vendi il film, devi vendere il film, Pietro, Space Vampire, vendi. Ah, Space Vampire o La Tana del Serpente Bianco? Tutte e due, vai. Ma Space a Vampire, 5 euro però. Space Vampires, come ho detto prima, è molto professionale, ottimi attori, regista, un buon mestierante, ci sta. Gigi. Mantiene le promesse. La Tana del Serpente Bianco è un po' complicato. Io ho questa condizione sottilissima che ho preso in qualche cestone. Mi ricordo qualcosa, ma Ken Russell ha sempre quelle immagini un po'... non dico disturbano, ma non le dimentichi facilmente, sono sempre un po' sopra le righe, diciamo, sopra le righe il modo in cui descrive, mette in scena ogni situazione. Beh, c'è Hugh Grant giovane, però comunque non è importante lui, neanche gli altri attori, la storia che porta avanti, potevano cambiare anche. Ken Russell è sempre... fa sempre cose che non dimentichi, anche se è sempre difficile raccontarle. È difficile raccontarle, ma ti ricordi quella scena. Cosa succede? Ma perché? Beh, però poi c'è quello, proprio succede così. Ecco, la vedo così. Grazie Pietro. Il Cigno Nero, Alberto. Il Cigno Nero, beh, l'ho visto 3 o 4 volte almeno. Ora non parlerò a lungo del regista, che è un regista che continua a spiazzarmi perché fa un film praticamente così, insomma... in un modo e uno in un altro continua così a spiazzarmi, quindi io non capisco bene da che parte vuole andare. Se rimango al Cigno Nero, a me è piaciuto molto, soprattutto qua questa sera ci sta veramente bene, come dicevo prima il mio discorso sull'erotismo, quello è un film davvero molto erotico, perché è frustrato, cioè non c'è mai un rapporto vero sessuale fra gli attori, però ci si gira sempre intorno. Quindi il sesso è sognato, pensato, ci strusciano, e quindi sotto questo senso un film davvero molto molto pregnato di erotismo. In più ha una bella storia, è un film insomma di cui si è parlato tantissimo, Cigno Nero. Dopo qualche anno posso dire che non è a caso che se ne è parlato tanto, è davvero un ottimo film. Per chi non lo conoscesse e leggesse le critiche, è stato paragonato a Suspiria, bla bla bla. No, per mio parere che non c'entrano niente i due film, cioè solo perché c'è una scuola di ballo, per cosa vuol dire? Cioè, possiamo ambientarne in una scuola di ballo e sono 200 film diversi. Quindi sono due film completamente diversi e nemmeno lui voleva fare qualcosa che somigliava all'altro. È, una domanda per Alberto. È più Suspiria questo o è più Suspiria il nuovo Suspiria? O no? Questa è una bella domanda. Puoi ripetere la domanda? Però è più Suspiria questo. È più Suspiria questo. Se era più Suspiria il Cigno Nero o se era più Suspiria quello di Guadagnino? Domanda finale. Io dico che forse senza volere è più Suspiria questo, però. Sai perché? Lo giustifico. Perché comunque in questo Suspiria c'è l'idea di una donna che poi è molto bambina, che si apra un'avventura nuova, no? Sappiamo tutti che Suspira devono essere delle bambine, no? Proprio esatto, piccole. Sì. E qui lei è una ragazza di 20 anni, ma in realtà si comporta come se ne avesse 12, vive con la mamma. Quindi in questo senso si crea quella dinamica di lei molto schiacciata come una bambina, e quindi i due film sono paragonabili. Nell'altro Suspira a me non dà, ecco, quell'impressione lì. Ok, sul Cigno Nero, Pietro? Il Cigno Nero è un bel film, Aronofsky sempre un grandissimo autore, mi aveva fatto uno, uno di quelli che mi è piaciuto di più in assoluto, è Requiem for a Dream, è potentissimo, non è arrivato più a quei livelli, però comunque sono sempre film intensi, anche The Fountain non era male, però comunque il Cigno Nero in realtà madre, tutti non aveva visto gli altri, se hai visto gli altri film di Aronofsky non sei scandalizzato, non dici wow, no, hai visto gli altri, sì, non quasi più. È comunque un buon film. Io non dico wow, io dico bau, nel senso che è un film che proprio non l'ho buttato giù, l'ho visto però non mi ha colpito né fu né fa. Se bisogna prendere un film, secondo me sulla complessità e il bipolarismo mentale di una persona, piuttosto prenderei La Pianista, piuttosto di prendere il Cigno Nero, che l'ho visto più che altro un film molto sul commercialotto, tanto puntando sull'immagine, dunque un film che proprio non mi è piaciuto.
Preferisco sicuramente Suspiria di Guadagnino. Aronofsky non è annesso, ecco, insomma. Registi. Però Aronofsky non è commerciale, probabilmente la produzione ha voluto cercare di spingere in quella direzione, perché non mi ha mai dato questa impressione di fare cose mainstream o altre. Però... Allora ragazzi, mancano ancora quattro film, quindi dobbiamo andare molto... Noi volevamo litigare tutta la notte su Aronofsky, però, quindi... Ora... Litigate nel vostro gruppo WhatsApp e non... Parliamo di porno, dai. Okay. Allora, Necromantic, Alex. Amo, adoro, totale, fan assoluto. Io che non l'ho visto, vado a mettere a posto questo. Beh, allora dai, io sono Alex, vai, no, no, è un gran film. E infatti, è un film, questa versione qui esce proprio a forma di videocassetta, in quanto il film non è mai stato pubblicato nelle sale cinematografiche perché è considerato un nasty movie, dunque un film estremo e non doveva essere portato al pubblico. Il film si è fatto fama appunto grazie alle videocassette ed è per questo tramandate, copiate tra i vari fan del sottogenere che parla appunto della necrofilia e fino al giorno d'oggi che è arrivato a noi con queste edizioni anche ed è un film cult, un film dove si tocca in un modo molto viscerale la necrofilia, dove effettivamente si vede un rapporto carnale tra... Ciao Lorenzo! Ciao! Un rapporto carnale, un trio carnale praticamente, mentre altri film possono toccare la tematica, per esempio Buio Omega tocca la tematica però in una forma molto più raffinata, questo invece va giù a bestia, cioè facciamoci il morto. Sì. Pietro, Necromantic. Necromantic non l'ho visto. È un film cult. Io sì, della trama non è che mi fa venire questa voglia di guardarlo, però fa bene la trama, può anche essere bello. A differenza tua, io necrofilia anche no, però vabbè, sono scelte. Ma ho capito, ma io scherzavo, a mo' capire, a mo' fuori questa anche io. Finché non si tocca la zoofilia, tutto a posto. Esatto. Fare il quaderno, ma no. Alberto, confido nella tua velocità, nella tua sintesi. Mettilo per due. Necromantic, ti do un minuto. Allora, Necromantic, io da regista devo dire una roba, un film con uno stile davvero suo. Cioè, questo è un no-budget movie, quindi lui l'ha girato davvero con niente. Però è quando lo stile riesce a essere più forte di tutto. Cioè, è un film che davvero ti trasmette un'angoscia pazzesca. Quando l'ho visto, uno di quei film che mi ha colpito, perché soprattutto ti trasmette tanta solitudine, queste atmosfere, diciamo, da periferia abbandonata, una fotografia davvero grigissima, davvero secondo me un ottimo film questo, meritatamente un cult. La forma dell'acqua, che ha vinto il Leone d'Oro al miglior film alla 74esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, si è aggiudicato 4 premi Oscar e 13 candidature ricevute, vincendo il premio per il miglior film, il regista, la miglior scenografia, la miglior colonna sonora, e chi più ne ha, chi ne metta, come diceva Guillermo del Toro. Alberto. Allora, La forma dell'acqua, ovviamente quando è uscito questo film avevo come un hype, non sapevo cosa mi aspettarmi, perché c'è chi lo attaccava, diceva successo immeritato, c'è chi invece è il più bel film del secolo. Io non sono il più grande fan di Guillermo del Toro, anche se lo reputo un grande regista, e devo dire che a me La forma dell'acqua è piaciuto, ma io mi aspettavo, l'ho giudicato in questo senso, cioè per essere un film mainstream osa parecchio, anche sotto il profilo sessuale, perché diciamo c'è un vero rapporto d'amore ragazza con uomo anfibio, un animale, di fatto. Animale, quindi siamo zoofilia. È una scena diciamo di omaggio al mostro della Laguna Nera, lo sappiamo, esatto, bene. Quindi esatto. Un immaginario anni 50 ricostruito secondo me in modo eccezionale, quindi a livello atmosfera molto riuscito. Ok, grazie Alberto. Ancora una cosa, fammi dire, no, chiudo. Devo dire, forse un po' lunghetto e forse non mi ha travolto così tanto, però l'ho trovato un buon film. Alex?
Io l'ho trovato una palla totale assoluta, ero il cinema agonizzante, a parte la prima mezz'ora che appunto dà la curiosità e si ritrova appunto il tocco del toro, a parte dopo aver visto la creatura, il personaggio di lei è detestabile, è proprio... Sì, non è la più simpatica al mondo, in effetti. Non ho proprio sopportato quel film lì, assolutamente, dunque... l'ho visto a livelli commerciali, nel senso, dai, accontentiamo il pubblico con questa storia d'amore, questa mezza fiaba, però mi è mancata un po' la ciccia, secondo me. Rapidissimo, non l'ho visto, ma ho visto tutti quelli del Toro, mi sono piaciuti tutti, non so se possiamo definirmi un suo fan, ma sicuramente lo apprezzo. Sono certo che mi piacerà questo, amando anche Il mostro della laguna, e poi i richiami sono continui, quindi lo prenderò, lo voglio averlo in DVD o Blu-ray, lo comprerò, poi lo mi metterò. Vagi no, dato il tema della serata, la velocità non è un bel confidare, questo lasciano decidere alle donne, soprattutto, se c'è questo che viene a fare spesa è meglio. Il di Ercoli, un film che devo ancora vedere, c'è anche il libro se non sbaglio. Allora, ci dedichiamo agli ultimi due film, lasciatelo decidere a noi. Lo sai di The Horror, Alex. Poi Alex. Volevo fare il cosplay, però è meglio di no, potrei essere censurato. Ho capito cosa volevi. Sa che cosa tiravi fuori. Vai Alex. Allora, questo film di Brian Yuzna, all'epoca ricordo, ne avevo un hype totale per vederlo. Purtroppo al cinema non sono riuscito a beccarlo qui in Italia. Rivisto subito dopo. È un film B-movie anche questo, però che alla fine col passo dei tempi è diventato un film cult, in quanto viene un po' ripescata quella idea che avevamo dei film antecedenti degli ultracorpi in una versione più lumacosa. Dunque sfocia con queste scene che solamente Yuzna è capace di fare, che possiamo ricordare tipo in Reanimator o anche Frankenhooker, dove ci sono quegli ammassi di carne che si mescolano tra di loro, che in questo film appunto raggiunge un apice totale anche in From Beyond. Dunque è un film consigliato, pur essendo sempre un B-movie. Secondo me è invecchiato un po' male, un grande cultore, però lo possiamo dire. Pietro? Ma io questo film lo vidi quando ero giovane con un amico, lo aspettavamo, lo guardavamo, non so, in qualche VHS o il DVD, ma adesso non l'ho recuperato purtroppo, ma ce l'ho a casa. È abbastanza estremo, cioè nel senso, le scene sono molto forti, però non è quel forte che ti mette ansia, però ci sono delle scene che non te le dimentichi, ecco. Cioè, non voglio dire niente, ma c'è una persona che viene praticamente rivoltata ed è quello che pensa si riferiva. Come vorrei fare io con Alex, prende con la ecco. Mano. Voleva quella scena lì. Dimmi Pietro, dimmi. No, niente. No, era quella scena che mostrava Alex, che non la dimentichi facilmente, non la dimentichi. Cioè, sono cose che ti possono capitare nella vita di trovarmi, cioè, una faccia così. Però lì è Alberto Veloce, perché poi vorrei parlare dell'ultimo film. Vai, sì. Alberto Veloce. No, Society, un film assolutamente da vedere. Per me il capolavoro di Yuzna. È un grande paranoia movie. E perché l'abbiamo messo fra i film sexy? Perché è un film corporale, è veramente quasi il manifesto del body horror anni 80. E ci sono liquidi, c'è anche un sottotema incestuoso davvero disturbante, quindi un film che osa tantissimo e secondo me è invecchiato molto bene, davvero un gioiello. Basta, non ho nient'altro da dire. È un attacco un po' alla classe borghese, direi. Anche quello, fra le altre cose. Ho lasciato molto vero. L'ultimo, il mio film preferito, Boxing. Immaginavo. Oh, wow. Elena. Il mio film preferito tra tutti questi di Jennifer Dici Lynch, perché. Figlia di David Lynch, la pellicola che segna le sorti della regia del figlio appunto di David Lynch, vede come protagonista la mia amata Sherilyn Finn e la nostra amata di una particolare parafilia, la acrotomofilia, ossia l'interesse sessuale verso persone che abbiano una o più parti Morando Morandini considera il film un film che gioca al tavolo del grottesco perverso e che scivola nel ridicolo involontario. Leonard Maltin ha commentato: tenta di essere provocatore e scioccante, ma è semplicemente ridicolo quando non è noioso, quindi c'è chi lo critica positivamente e chi negativamente. Dopo il rifiuto della cantante Madonna, la Main Line, casa di produzione del film, decise di affidare all'attrice Kim Basinger il ruolo dell'amputata Elena.
L'artista in modo verbale ha cercato di interpretare il ruolo, ma in seguito, dopo una più attenta lettura del copione, declinò l'offerta, convinta che la pellicola proponesse agli spettatori troppe scene di sesso e violenza. Da questo rifiuto seguì una vicenda giudiziaria che si concluse con un risarcimento dovuto da Basinger alla Main Line di quasi 4 milioni di dollari. Dell'epoca. Beh, bene, ma questa cosa. Devo dire che la trama non l'aveva convinta proprio. Giacomo Puccini, Tears for Fears, Enigma, Super. La sì. Bohème, va bene, tutto questo. La casa usata è la stessa del film A Spasso con Daisy. La regista scrisse il soggetto era chiaro di 19 anni, ma lo presentò al pubblico a 24 anni. Quando il progetto era legato a Madonna, il titolo provvisorio era Boxing Anna. E poi ci sono diversi collegamenti ad altre pellicole, nella Tata, nel Willy il principe di Bel-Air, Darla e Greg, Palal Balz, Dog Ball, Melrose Place e altre cose. Allora, Alberto, a te. Un super sintetico. Allora, Boxing Elena, da rivalutare, secondo me, un film che io ricordo hanno detestato tutti ai tempi. A me era piaciuto perché avevo trovato che fosse veramente una storia d'amore raccontata in un modo sicuramente diverso dal solito. E quindi un film assolutamente da recuperare. E, per me è un piccolo grande cult, tant'è che Jennifer Lynch poi ha fatto su me delle cose anche piuttosto interessanti. Non è all'altezza del padre, la figlia, però è una ragazza che ha una certa voglia di osare nei film. Quindi ecco, questo è veramente in chiusura un film interessante da recuperare, di cui bisognerebbe parlare più spesso. Boxing Elena. Una storia d'amore, di fatto. Sì, infatti sì. Beh, quando uscì, io non ero ancora così fan di David Lynch, quindi lo feci dopo il collegamento. Ah, ma è la figlia di David Lynch. Avevo visto forse qualche puntata di Twin Peaks e basta. E poi col tempo facevo uno più uno e non vedevo niente del padre, o comunque un qualcosa, ma niente che mi potesse dire ah, è tua figlia, questo mi è piaciuto. Mi deluse un po', però anche le critiche erano ancora peggio di quello che mi era sembrato a me. Sì, forse sì. Boxing Elena, per quanto abbia cose positive, può aver stroncato la carriera della regista, perché non penso che gli abbiano affidato altre cariche importanti. Ci hanno messo un po' dopo questo risultato. Ha stroncato anche Kim Basinger, a dire la verità. Quello lì è stata la vera milioni... No, cioè, Kim Basinger li ha incassati lei. Sì. No, li ha pagati lei. Le ha incassate lei. Se me lo dice lo facevo io. Mi tagliavo anche le braccia. Poi me le faccio attaccare. Sono genovese. Vuoi dire qualcosa sul film? Certo, a parte, come sapete bene, anch'io fan di Twin Peaks, dunque aspettavo quel film lì con un'ansia enorme. Al tempo mi è piaciuto tantissimo, adesso sono riuscito a recuperarlo in spagnolo perché in italiano logicamente c'erano di quei prezzi che lasciamo perdere e comunque diciamo è invecchiato un po' male, però secondo me l'idea, il concetto è veramente affascinante come film e poi anche, cioè, io chiudo gli occhi, penso a una colonna sonora Enigma e mi riporta a quel bene, film è vero. E anche Julian Sand, tutto sommato, è a parte il brujo, come si chiama, Whirlock, secondo me è uno dei ruoli più eclatanti che ha fatto, sebbene sia sempre un B-movie, però appunto, ripeto, la sinopsis, il plot di questo film la trovo totalmente e ancora al giorno d'oggi molto interessante. Sì. Alberto, di cosa parleremo la prossima settimana? Puntata che a tutto poco andrà di giovedì. No, è vero, caspita, è vero. Sì. Che giorno è? Quindi a tutto poco sarà di giovedì dalla prossima settimana per tutta giovedì la stagione 2 e non ci sono. Giovedì 2 non ci sei. No. E non ci sono. Originario. E allora questo giorno dovremmo parlare di questa cosa, ma poi dobbiamo fare la riunione fra noi. Dovremmo fare la puntata su gli horror, come mi sono dimenticato, i film horror episodi. Va bene. Ok, bello. Chiudiamo con il commento di Daria. A me no. Boxing Elena ha scioccato. Sì, all'epoca scioccò moltissimo per le condizioni di Sherilyn, tra l'altro. Allora, ci vediamo la prossima settimana di giovedì, perché a tutto poco torna nel suo giorno naturale, come era sempre partito. Ringrazio Alberto Bogo, Rising Terror. Ciao ragazzi. Rising Terror. Ciao Pietro. Ciao Alberto. Tutti. Ciao Tania. Ciao, ciao a tutti. Ciao Daria. Alla prossima. Ciao.